stato depositato al TAR da parte degli avvocati il ricorso per fermare l'imminente chiusura del punto nascita al San Timoteo, attesa tra la popolazione. Rinnovare fede, tradizioni e lavoro per guardare con ottimismo il futuro delle aree interne, nunzio apostolico Schering ha fatto visita alla diocesi di Trivento. L'emergenza idrica in numerosi comuni della fascia costiera non accenna a placarsi, cittadini frustrati da una situazione che con il caldo torrido si accentua. Domani sono in arrivo i saldi estivi nelle attività commerciali dei settori abbigliamento, accessori e calzature, opportunità per le famiglie. Ben ritrovati, iniziamo dalla politica. Il nostro telegiornale Luigi Mazzuto anticipa tutti in Consiglio regionale e presenta le dimissioni da assessore regionale. La decisione dell'ex presidente della provincia di Isernia è stata presa al termine della riunione politica della maggioranza di centrodestra. Mazzuto, assessore esterno ed esponente di spicco della Lega in Molise, ha consegnato le dimissioni al presidente Toma, che dovrà prendere l'ultima decisione. La sfiducia all'assessore leghista era stata inserita al primo punto nell'agenda dei lavori odierni a Palazzo Daimmo. Al Tribunale amministrativo del Molise è stato depositato oggi il ricorso per chiedere una sospensiva alla soppressione del punto nascita all'ospedale di Termoli. A firmare la richiesta amministratori della fascia costiera ed alcune mamme. Il provvedimento messo in moto dal commissario ad acta Angelo Giustini fermerebbe il ricovero delle partorienti al San Timoteo a partire da domenica 7 a vantaggio dei nosocomi abruzzesi e pugliesi. I giudici del TAR di via San Giovanni potrebbero pronunciarsi entro pochi giorni. La richiesta di sospensiva firmata dai sindaci si basa soprattutto sul mancato rispetto della Costituzione, carta che dovrebbe garantire sempre a tutti l'assistenza ospedaliera pubblica. E intanto l'azienda sanitaria regionale non intende tornare indietro. Le partorienti di tutta la fascia del Basso Molise dovranno rivolgersi altrove. Arriva una nota dalla direzione ASEREM di via Petrella. Con una nota inviata alle postazioni del 118, il direttore Lucchetti scrive che le donne del Basso Molise in caso di parto dovranno recarsi nelle regioni limitrofe, il che aggrava ancora di più la questione. L'accordo, chissà con chi, che a quanto pare è in vigore dal 1 luglio, prevede che le partorienti andranno portate dal 118 a Foggia, Vasto, San Giovanni Rotondo o San Severo, il tutto in base a ciò che ha certificato il comitato percorso nascite. La missiva è stata recapitata in queste ore al presidente della regione Toma, ai due commissari Giustini e Grossi, al direttore generale della regione Molise Lolita Gallo, al dirigente medico del San Timoteo Morelli e al primario di ginecologia del San Timoteo Molinari. Ma non è tutto. Sempre nella nota si legge che le pazienti fino alla 13ª settimana possono essere portate a Termoli perché non vi è rischio di parto. Dalla 13ª alla 35ª vanno portate a Foggia o a Campobasso. Ora però sorge un dubbio amletico. Nel caso in cui l'ambulanza del 118 è impegnata a prestare soccorso ad una gestante che va portata a Campobasso o a Foggia, chi presiderà il territorio? E se per caso anche l'ambulanza di Larino o Santa Croce in quel momento deve soccorrere una gestante, chi prenderà cura degli eventuali pazienti che necessitano di cure? Domande più che legittime, che sono la chiosa al problema, che se non risolto metterà ancora di più a rischio il territorio, che allo stato dei fatti contrappone l'incompetenza a scelte che esulano dal razionale. Ma questo, per chi siede nelle stanze dei bottoni, evidentemente è un particolare di poco conto. Attivare l'accordo di confine tra Molise e Abruzzo per destinare personale medico proveniente da Vasto all'ospedale di Termoli. Tenere alta l'attenzione rispetto al patto della salute e indire i concorsi per primario nei reparti di ginecologia e ortopedia. Sono queste le richieste rinnovate dal Comitato San Timoteo e indirizzate ai vertici dell'azienda sanitaria e all'attuale classe politica di centrodestra.
Da oltre 20 anni la Regione continua a destinare fiumi di denaro pubblico alla sanità privata. I nodi sono giunti al termine. Il parere di movimenti e amministratori locali alle prese con la soppressione di interi reparti negli ospedali ritenuti minori. Attivista, movimenti come quello che sta rappresentando in questo momento, una situazione che sta davvero creando non poche problematiche nella nostra zona. Questa è stata forse la mazzata decisiva. Allora, noi come Fondazione Milani e come tante altre associazioni del territorio siamo state l'unica voce che si è levata in questi 24 anni, perché ci tengo a dire che questa storia risale ai primi tentativi di riformare la sanità nel 95. In questi 24 anni in cui noi ci siamo battuti per il registro tumori insieme al Forum regionale per la sanità perché non venissero smantellati man mano gli ospedali, devo dire che nessun politico o amministratore ha parlato seriamente e purtroppo devo dire che anche i cittadini sono stati a casa loro. Quindi noi dobbiamo parlare di un disegno molto ampio che punta in maniera assolutamente coerente e decisa a distruggere il sistema sanitario, lasciando un unico ospedale a Campobasso e distribuendo solo poliambulatori sul territorio, regalando nel contempo fiumi di denaro alla sanità privata. Ed è questo lo scandalo. Non è la chiusura del punto nascite che è di per sé uno scandalo. Lo scandalo è che in Molise paghiamo il 42% di posti alla sanità privata. Il diritto alla salute pubblica, riconosciuta da questo articolo della Costituzione, è di fatto distrutto. E se ci fossimo mossi insieme, come abbiamo tentato di fare noi associazioni, un po' di tempo prima, incalzando i nostri politici, perché è questo che il cittadino deve fare, non saremmo a questo punto. È chiaro che la lotta vale la pena di farla anche adesso, ma se siamo tanti, dov'è il Basso Molise? Io vedo comunque, per il problema che c'è, poche persone. Dov'è anche il resto del Molise? La sanità è un diritto umano universale, così come lo è l'accoglienza, lo dico tra parentesi, e noi la dobbiamo difendere, né possiamo lasciare che sia appannaggio di questo o quel partito. È appannaggio della vita dei cittadini, che devono avere il coraggio finalmente di metterci la faccia. Anche lei, come sindaco di Bonefro, sarebbe pronto anche a riconsegnare la fascia da sindaco? Ma noi in particolar modo, anche perché noi siamo ai confini della realtà, si dice, perché Colletorto da Termoli dista 40 minuti. Se una donna di Colletorto deve partorire a Vasto ci impiega, diciamo, un'ora e mezza, e se c'è un'emergenza è ancora peggio. Perciò noi siamo disposti a tutte le azioni lecite per far sì che questo punto nascita rimanga funzionante. Diciamo che siete qui anche perché questa situazione sta creando disagi non solo a Termoli, ma soprattutto a voi che siete nell'Interland. Sì, ma sta creando disagi, sta creando preoccupazione da parte dei cittadini. Io sono stato a un incontro con il commissario, il subcommissario, e a me una frase mi ha colpito molto del subcommissario, quando una pediatra ha lamentato la mancanza di pediatri, e te chiudete pure il reparto di pediatria. Cioè, se per loro chiudere è così semplice, non ho capito perché dovevano venire loro da Roma per chiudere i reparti, li chiudevamo noi direttamente. Prevenzione e diagnosi dei tumori cutanei, iniziativa della LILT domani mattina sul lungomare nord di Termoli, nei pressi del Lido Stella Marina. Sarà possibile eseguire visite dermatologiche gratuite dalle ore 8 alle 13. I tumori cutanei sono in continuo aumento per l'incremento dell'età media e per l'errata abitudine all'esposizione al sole e alle lampade per l'abbronzatura artificiale. Le scottature sulla pelle delicata sono un rischio per carcinomi e melanoma. Temuta soppressione del reparto di neurofisiopatologia all'ospedale di Isernia, il problema è approdato in consiglio comunale. Le considerazioni del sindaco Giacomo D'Apollonio. Sempre più agitate le acque della sanità molisana dopo la chiusura del punto nascita del San Timoteo di Termoli, ora si teme anche per la cessazione del reparto di neurofisiopatologia dell'ospedale veneziale di Isernia. La questione è approdata anche in consiglio comunale. A lanciare l'allarme, il comitato in seno al problema, preoccupato per la tenuta del reparto stesso. In merito alla questione, l'amministrazione si è dichiarata pronta ad ogni forma di protesta al fine di scongiurare una possibile soppressione di un reparto importante,
per la cura dei cittadini e capace di trattare casi di ictus anche gravi con estrema precisione e professionalità. Ad esprimere dissenso e preoccupazione riguardo la questione anche il primo cittadino Giacomo D'Apollonio, che ha così espresso il suo giudizio riguardo a questo nuovo allarme. È un reparto molto, molto importante per la nostra collettività, per i nostri, da sicurezza al nostro territorio, insomma è uno dei punti fermi sui quali ovviamente noi prendiamo una posizione molto forte. Questa volta lo manderemo anche al Ministro della Sanità, perché è bene che la nostra voce arrivi fino in alto, e lo fa il massimo consesso civico che rappresenta tutti i cittadini, però questo documento non escluderà poi eventualmente, in caso di notizie che vadano in una direzione diversa, altre iniziative anche forti. Dobbiamo far sentire la voce del territorio. Purtroppo quello che sta succedendo in Molise in questi ultimi tempi per quanto riguarda la sanità, e non solo in questi ultimi tempi, ma è stato un progredire continuo, anzi un regredire continuo dal punto di vista dell'offerta sanitaria, e veramente insomma dobbiamo intervenire, bisogna fermare questo stillicidio e questa, che è molto grave per il territorio. E purtroppo questo è il risultato di tanti anni passati, purtroppo è la sommatoria di errori fatti nel passato, quando si è trattato di parlare di non avere deroghe, quando si parla di numeri è chiaro che noi siamo sempre perdenti, di trattare la sanità come un ragione in maniera in termini ragionieristici, far quadrare i conti, insomma non sono questi i principi per poter dare una corretta sanità o un'offerta sanitaria importante. Oggi la sanità in Molise è commissariata, quindi c'è poco da fare, ci sono i commissari che sono, diciamo, hanno il mandato di amministrare, hanno un mandato ministeriale per cui fanno il loro dovere, però evidentemente si basano su situazioni, su numeri che spesso vanno contro gli interessi della collettività. È questo che fa arrabbiare moltissimo, quindi ci deve essere un'inversione di tendenza, un approccio diverso proprio al problema, non solo raggiungere determinati obiettivi, ma gli obiettivi devono considerare il cittadino, devono considerare la salvaguardia dei diritti dei nostri concittadini per la difesa della sanità. Questo deve essere un punto, e questo, solo questo può cambiare l'inversione di tendenza, far capire che i numeri per noi sono purtroppo sempre penalizzanti. Abbiamo un territorio molto vasto, eterogeneo, anche difficile orograficamente, per cui dobbiamo sforzarci di far capire queste cose e quindi cambiare un'inversione di tendenza. Il decreto Balduzzi è stato il primo atto che ci ha massacrato, ovviamente ha massacrato, io parlo, quando dico ci, parlo di Molise, di molisani, e ovviamente con le ripercussioni sui nostri ospedali. A farsi sentire in questo periodo di crisi per la sanità anche la Federazione Italiana Sindacale dei Medici, che propone una quarta riforma del servizio pubblico. Le azioni principali del sindacato saranno quelle di far valere i diritti dei cittadini e difendere la sanità pubblica del Molise, soprattutto in un periodo in cui stanno venendo meno i livelli essenziali di assistenza. E lasciamo la lunga pagina dedicata alla sanità. Rinsaldare i legami di un'antica diocesi e guardare al futuro di un'area interna a cavallo tra le province di Campobasso, Isernia e Chieti. La diocesi di Trivento ha ospitato il nunzio apostolico argentino Emil Paul Schering. Per noi Vittorio Scarano. La diocesi di Trivento ha celebrato solennemente il suo primo vescovo San Casto martire. Presso la chiesa cattedrale le autorità religiose, civili e militari, l'intera comunità diocesana hanno fatto sentire la forte e viva presenza e la ferma volontà di andare avanti, misurandosi quotidianamente con gli innumerevoli disagi delle aree interne. Il vescovo Claudio Palumbo ha fatto gli onori di casa all'ospite d'eccezione, il nunzio apostolico, Sua Eccellenza Monsignor Schering. Siamo tutti battezzati, siamo tutti figli e figli di Dio, e come battezzati evidentemente dobbiamo dare testimonianza che Dio vivo, che Dio risuscitato, che vive tra di noi. È importante che continuiamo a mantenere queste comunicazioni tra di noi, no? Che non siamo isole separate, ma che viviamo veramente come comunità. Questo vale per la Chiesa, questo vale per il comune, questo vale per la società. Lei l'ha definita una bellissima e familiare celebrazione. La celebrazione era molto bella, mi sentivo a casa e soprattutto qui sulla collina con questa bellissima vista, perché sono montanaro
e ogni volta che vado da Roma posso allontanarmi e vado un po' in altitudine. Per me è sempre una grande gioia, anche una grande ricreazione. L'importanza di una diocesi per un'area interna quale quella trignina di Trivento? Come tutte le diocesi, ciò che ci chiede il Papa, dialogo, collaborazione, dobbiamo essere inventivi, creativi, dobbiamo trovare insieme nuove vie per la missione, per anche nuove vie di collaborazione, per poter aiutare i nostri giovani, per mantenere i giovani nella nostra regione che non si spopola più tanto. Dobbiamo ritenere anche i nostri cervelli, che molti stanno fuggendo, stanno andando all'estero, perciò insieme con i politici, con i responsabili amministrativi e la Chiesa, io penso che tutti dobbiamo collaborare per creare qualche cosa di nuovo, anche per ricordare le millenarie tradizioni che avete qui in questa regione e anche per riscoprire la vostra e la nostra identità come molisani. Anche come cristiani abbiamo celebrato San Casto, no? Che si è fatto un 4, no? Per annunciare Cristo, per creare una nuova realtà, per fare presente Cristo e con questo iniziando una nuova creazione. Dobbiamo ripetere continuamente, creando adesso noi stessi, a suo esempio, rinnovando la fede, rinnovando la vita sociale, rinnovando e dignificando il lavoro che esiste da molti secoli, ma che oggi possiamo rinnovare e far apprezzare di più. Un ultimo saluto alla popolazione di questa antica diocesi. Vorrei salutare in nome del Santo Padre tutti, soprattutto i giovani e gli anziani. Il Papa è un nonno, no? Come ho detto anche in chiesa. Lui chiede sempre ai nonni di pregare per i figli e i nipotini, perché i nipotini evidentemente sono il futuro che ha già cominciato. Però la preghiera è l'arma più potente che abbiamo. Perciò vorrei invitare a tutti, no? Di pregare gli uni per gli altri, tenerci ognuno gli altri, tutti gli altri, presenti nella sua preghiera. Così celebriamo veramente comunione e comunità. E così possiamo camminare tutti insieme per creare cose nuove per il bene di tutti. Che il Signore benedica tutti coloro e tutti coloro che ci ascoltano. E saluterei in particolar modo quelli che si sentono soli, abbandonati, gli anziani che non possono più muoversi. Poi voglio rassicurare tutti coloro, la mia preghiera, ma anche e soprattutto quelli del Santo Padre. Il Signore vi benedica, vi protegga. Amen. Faccia risplendere sul vostro volto il suo dono di amore e di misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E vi per intercessione di Maria Santissima, di San Casto, di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Oltre 70 opere di uncinetto creativo provenienti da tutto il mondo saranno in mostra a Trivento dal 9 al 10 agosto. L'evento è organizzato dall'associazione Un Filo che Unisce, con la collaborazione della Proloco Terventum. Grazie all'associazione culturale Muse sarà anche possibile partecipare a visite guidate per coloro i quali vogliono approfondire aspetti del patrimonio culturale del paese sul fiume Trigno. Non si risolve il problema dell'acqua destinata ai cittadini del litorale, dove sembra tutto provvisorio e la criticità è all'ordine del giorno. Il flusso idrico prosegue a singhiozzo. Questa volta la colpa si riversa sul potabilizzatore, che ha riscontrato sopraggiunti problemi e che ha reso ancora una volta problematica l'erogazione dell'acqua in alcune zone dei comuni del Basso Molise. Una criticità ormai diffusa, che non trova moti di pausa e che incide fortemente in modo negativo sulla vita di tante persone che avrebbero bisogno, dato il periodo estivo e il caldo eccezionale di questi giorni, di tanta acqua e che invece spesso e volentieri trovano i rubinetti a secco. Lavori ordinari e straordinari che non finiscono mai e che continuano a gravare sui cittadini,
che sempre più si sentono presi in giro e non tutelati. Gli scarni bollettini emessi da Molise Acque, che almeno per quanto ci riguarda come testata giornalistica sembra da tempo aver dismesso la consuetudine di fornirci notizie più esaustive ed accurate, sembrano essere come i bollettini di guerra, consegnandoci ai ritardi dovuti sempre e comunque a sopraggiunti problemi che necessitano di urgenti lavori di ripristino e di messa a punto. Intanto tutto sta andando a rotoli in un territorio dove ogni cosa sembra precaria, a partire dalle riduzioni al 50% dei flussi d'acqua nei comuni di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis e Porto Cannone, dove i residenti affermano che la condizione è diventata intollerabile. Intanto Molise Acque aveva affidato alla data ieri il ripristino del tutto, anche se oggi molti dei rubinetti risultano ancora a secco, producendo tra l'altro perfino il dubbio sull'affidamento reale delle affermazioni della società. Nel giorno del compleanno di Don Peppe e Diana a Casal di Principe nel Casertano si è svolta la premiazione dei vincitori del premio dedicato al parroco barbaramente ucciso dagli uomini della Camorra. Per la sezione menzioni speciali il premio è stato consegnato al molisano Vincenzo Musacchio, che è stato scelto dai familiari di Don Peppe e Diana per l'instancabile azione di diffusione della cultura della legalità, con particolare riferimento alle mafie, corruzione e con predilezione per l'approfondimento della Costituzione. Cambiamo ancora argomento, manca poco per l'arrivo dei saldi estivi. In Molise le promozioni inizieranno a partire da domani, una opportunità per famiglie ma anche per le attività commerciali. I tanto attesi saldi estivi stanno per tornare in Molise, inizio previsto per questo primo sabato di luglio, una rinnovata occasione questa non solo per fare buoni affari acquistando a prezzo ridotto, ma anche per dar modo ai commercianti di poter vendere con più facilità la merce estiva, che non è stata molto richiesta nei primi mesi di giugno per via del clima freddo. In occasione di questa data la Confcommercio e l'ADOC, al fine di ottimizzare il rapporto di fiducia tra cliente e operatore commerciale, assicurando massima trasparenza, tutela e garanzia dell'applicazione delle norme e delle buone pratiche vigenti, hanno proposto una lista dei consigli utili per fare acquisti a prezzi vantaggiosi. La nostra iniziativa congiunta, affermano Irene Tartaglia, direttore di Confcommercio Molise, e Nicola Criscuoli, presidente dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, propone di valorizzare i comportamenti ispirati alla correttezza e all'etica delle attività commerciali in occasione dei saldi, qualità e trasparenza che rappresentano i caratteri distintivi che contraddistinguono da sempre le nostre piccole imprese. Per questi motivi puntiamo al rispetto della legalità. Tra i vecchi ma mai scontati consigli c'è sempre quello di fare attenzione ai talloncini e confrontare bene i prezzi iniziali con quelli scontati, conservare inoltre sempre lo scontrino, poiché il rivenditore è tenuto sempre ad effettuare un possibile cambio se il prodotto acquistato stato e danneggiato non conforme. In base al decreto legislativo del 2002, il negoziante infatti è sempre obbligato a sostituire la merce difettosa, anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. La mafia dei pascoli, il libro di Giuseppe Antoci, oggi pomeriggio è stato presentato in località Piana dei Mulini a Colle d'Anchise. Antoci in passato è stato presidente del Parco dei Nebrodi nel nord della Sicilia. La Tintilia di Toro ha ottenuto un nuovo riconoscimento nel premio Ducia d'Or 2019 del 47° concorso nazionale Vini di Asti, a fregiarsi del Bollino, le cantine San Mercurio ed Herrero. Per la rubrica La finestra sul cortile siamo andati alla villa dedicata all'architetto Bernardino Musenga al centro di Campobasso, dove il parco giochi mostra qualche pericolosità.
Come al solito abbiamo raccolto le segnalazioni di alcuni nostri telespettatori e ci siamo recati nell'ambito della nostra rubrica televisiva La finestra sul cortile nella zona indicata, che è quella della villa situata al centro di Campobasso, alle spalle del municipio, dedicata all'architetto Bernardino Musenga, che aveva programmato la città danneggiata dal terremoto del 1805. Le condizioni della villa, a dire il vero, non sono così negative. Le aiuole sembrano curate, come lo sono gli alberi. Le panchine in ferro sono intatte. Il monumento posto al centro, realizzato dal compianto Gino Marotta, non mostra più alcuna scritta o scena. C'è solo un problema sulle sedute in pietra, alcune rotte e taglienti, che sono poste nella parte dedicata al piccolo parco giochi per i bambini. Qui la situazione è un po' più critica. Delle strutture in legno e in metallo registriamo almeno due impalcature per altalena che sono prime però di altalena, mentre uno scivolo è senza scivolo. Una piazzola è priva di qualunque gioco e si presenta come una sorta di buca che è pericolosa per i bambini che in questo periodo estivo affollano il parco. A questo aggiungiamo una ulteriore segnalazione, che è rappresentata dal proliferare sui muri della città di tutta una serie di scritte che non hanno niente a che fare con qualunque movimento artistico, ma solo con lo scempio di mostrare il peggio del peggio. Perciò vogliamo porre l'accento stavolta sul muro del municipio, che nella parte che dà sulla villa mostra tutto il degrado possibile attraverso un totale imbrattamento. Naturalmente segnaliamo la cosa a chi di competenza, certi che provvederanno al più presto a restituirci una città migliore, punendo magari con multe salate i colpevoli e partendo nell'opera di ripulitura dello stesso edificio della casa comunale. Il maestro Piero Ricci alla Zampogna, accompagnato da Innova Musa, ha aperto questa sera a Busso il Festival Internazionale del Folklore, giunto alla quarta edizione. A Busso gruppi provenienti dall'Europa e dall'America Latina per portare a conoscenza le diverse tradizioni musicali e identità multiculturali. Domani pomeriggio invece si svolgerà a Pietracatella la premiazione delle opere che hanno partecipato alla quinta edizione del Premio Nazionale Croesa de Ma. Sono 16 i vincitori con componimenti in narrativa e scrittura, ispirati ad un'immagine tratta dal repertorio del cantautore genovese Fabrizio De André. Appuntamento dalle ore 18 in municipio. E adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Caldo afoso su tutto il Molise, dalla sera cielo stellato. Le temperature odierne sono comprese tra i 22 gradi di Campobasso e la massima di 32 ad Isernia. Ventilazione debole di direzione variabile. Calmo il medio adriatico. Sulla regione domani mattina tornerà il sereno. Valori climatici stazionari, venti meridionali. A guidare il Campobasso Calcio nella prossima stagione in Serie D ci sarà il 46enne tecnico marchigiano Mirko Cudini, che lo scorso anno ha allenato con ottimi risultati gli abruzzesi del San Nicolò Notaresco nello stesso girone F della Lega Dilettanti.
Da calciatore Cudini, ruolo difensore, ha vestito tra le altre le maglie di Genova, Salernitana, Ascoli, San Benedettese, Perugia, Torino e Avellino. Ci avviamo in chiusura per i ciclisti della Molise Tour Bike. Domenica 7 riparte da Massa Martana in Umbria il circuito dei sentieri del sole e dei sapori. Percorso insidioso e livello tecnico molto alto della kermesse di mountain bike per riprendere la corsa al titolo nazionale. La Molise Tour Bike si presenterà per confermare il terzo posto di squadra che su oltre 300 società in classifica è diventato l'obiettivo primario della stagione sulle due ruote. Con questa notizia è veramente tutto. Grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci.